Thank you so much for handing over the applications for Finland's and Sweden's membership in NATO. Every nation has the right to choose its own path. You have both made your choice after thorough democratic processes. Il 18 maggio, poco dopo aver ricevuto dagli ambasciatori di Finlandia e Svezia presso la NATO la richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica, il segretario generale Jens Stoltenberg ha preso la parola per ringraziare i due diplomatici e i loro paesi, sottolineando l'importanza storica del momento e il diritto di ogni nazione a scegliere la propria strada. Due giorni fa vi abbiamo raccontato la scelta di Helsinki. Oggi, con Simone Sabattini della redazione Esteri, parleremo di quella della Svezia, l'altro paese nordico che ha deciso di porre fine a una plurisecolare neutralità. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 20 maggio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Simone Sabattini, che tipo di neutralità era quella svedese e come ci è arrivata? Dunque, prima di tutto occorre dire che la neutralità svedese ha, ormai aveva, 208 anni. Un tempo enorme che dà il senso della svolta storica attuale per Stoccolma. Andando indietro di questi oltre due secoli, si arriva al 1814, cioè alla guerra di indipendenza della Norvegia, l'ultima combattuta dagli svedesi. Da allora la Svezia è rimasta neutrale attraverso due guerre mondiali e una guerra fredda, consolidando soprattutto nella seconda metà del XX secolo un ruolo da paese negoziatore, peacekeeper, robustamente impegnato sul fronte del disarmo e dell'accoglienza ai rifugiati. La Svezia nella storia contemporanea ha spesso ospitato vertici e conferenze di pace e spesso ha parlato della propria politica estera addirittura come di una politica estera femminista. Neutralità però non ha sempre voluto dire equidistanza, perché soprattutto durante la Guerra Fredda in Svezia era molto ben presente la vicinanza e la minaccia della Russia e delle sue armi. C'è un incidente, ricordato anche da Paolo Valentino in un recente articolo sul Corriere, definito Whiskey on the Rocks. Cioè? Che cosa significa? Non ha niente a che vedere con i superalcolici, naturalmente, ma definisce il momento in cui nel 1981 un sottomarino nucleare di Mosca della classe Whiskey, appunto, si incagliò sulle rocce della costa svedese, vicino a una base militare. E neutralità non ha nemmeno voluto dire smilitarizzazione, perché se è vero che dopo la caduta dell'Unione Sovietica la Svezia aveva ridotto il proprio esercito, dopo l'adesione all'Unione Europea nel 1995 Stoccolma ha progressivamente riaggiornato le sue forze armate, ripristinandole anche nei numeri, soprattutto dall'annessione della Crimea del 2014. Che cosa hanno in comune Svezia e Finlandia e in che cosa sono invece diverse? Finlandia e Svezia hanno in comune il fatto, intanto, che si sono fatte forza a vicenda in questi ultimi mesi, fino ad arrivare di fatto a fare domanda congiunta di adesione al Trattato del Nord Atlantico. E poi naturalmente hanno condiviso anni di neutralità, ma anche di paura rispetto alle mosse russe. Ma in Svezia il consenso rispetto all'adesione alla NATO è più basso rispetto alla Finlandia. Mentre Helsinki ha ora circa un 80%, Stoccolma si ferma poco sopra il 50%. La premier Magdalena Andersson, peraltro, ha detto in questi giorni che è intenzione della Svezia aderire, ma non dare l'assenso ad ospitare basi NATO sul proprio territorio. E la Svezia vuole proseguire anche il suo impegno forte per il disarmo mondiale. Il travaglio svedese nell'arrivare alla decisione di questi giorni è stato sicuramente maggiore rispetto alla Finlandia, soprattutto quello in seno al partito egemone, i socialdemocratici della stessa premier, che vincono le elezioni ininterrottamente da oltre un secolo. In Svezia si è seriamente pensato anche a un referendum per aderire alla NATO, un'idea poi accantonata per un altro timore estremamente contemporaneo, quello delle interferenze russe, degli hacker, nei processi elettorali altrui. Diciamo inoltre che la Finlandia ha un esercito molto più grande e più pronto di quello della Svezia e una spesa in difesa del 2% sul totale del prodotto interno lordo, mentre la Svezia è più indietro, all'1,4%, ma con il progetto di aumentare e di fatto raddoppiare nel 2025 rispetto a quello che era 10 anni prima. Peraltro nel 2018 la Svezia ha parzialmente reintrodotto anche la leva obbligatoria. Massimo Ciaravolo è professore associato di studi scandinavi all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Sulla scorta di quanto ci ha raccontato finora Simone Sabattini, gli ho chiesto di spiegarci qual è l'idea di nazione della Svezia che poi, in conseguenza della guerra in Ucraina, ha influito sulla scelta di entrare nella NATO. Un punto di inizio interessante è proprio la nascita dello Stato moderno, il 1500, la riforma luterana. Questo per sottolineare come la Svezia ha, diversamente dall'Italia, una lunga e ininterrotta storia di Stato-nazione, perlomeno di 500 anni, senza contare che già in epoca post-vichinga, quindi nel Medioevo, la Svezia era un forte Stato unitario, un regno sotto l'egida appunto del cristianesimo e della progressiva, diciamo, unificazione dell'area. Tra l'altro, proprio nel periodo medievale, la Svezia conquista la Finlandia, siamo a metà del 1200, fonda Stoccolma, e la Finlandia rimane parte del Regno di Svezia fino alle guerre napoleoniche, cioè per quasi 600 anni. Finlandia che viene persa proprio in una guerra contro la Russia. Dalla fondazione di San Pietroburgo la Russia si stava espandendo appunto verso l'area baltica, l'area occidentale, e quindi nel 1808-1809 conquista la Finlandia alla Svezia, cosa che crea un trauma appunto anche nell'immagine di sé. Che cosa succede dopo questo trauma? Quella che è la storia successiva, la storia moderna e contemporanea, è anche la creazione insomma di uno Stato poi basato sulle idee liberali e democratiche, che ripudia fondamentalmente la guerra e inizia anche questa politica di neutralità, no? La famosa neutralità svedese, che ha origine proprio dal trauma delle guerre napoleoniche. E quindi il non voler allearsi, il non voler fare alleanze militari e tendenzialmente non voler partecipare a guerre, perché predilige un altro tipo di soluzione, no? Che è la soluzione politica e negoziata, e non quella militare cruenta. Cosa che poi nella Seconda Guerra Mondiale crea anche problemi, perché diciamo che la Svezia riesce a rimanere neutrale, ma anche a prezzo di pesanti compromessi con il potere nazista. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, che tipo di rapporto costruisce la Svezia con l'Europa? Gli svedesi, la Svezia, hanno una forte identità di europei del nord, quindi con delle specificità che vanno comprese. Infatti, diciamo, il contesto dell'unità e della coesione nordica, Consiglio Nordico che nasce negli anni 50, è anche un aspetto culturale e politico importante. Politicamente forse ecco, meno rilevante di altri contesti, quali possono essere l'ONU, la presenza forte appunto degli scandinavi, svedesi, nell'idea stessa di Nazioni Unite, dalle origini della Società delle Nazioni e poi con l'ONU. E poi un progressivo avvicinamento anche all'Unione Europea, sappiamo le tappe arrivate a compimento negli anni 90, sempre attraverso questo istituto anche del referendum consultivo, che ha detto sì all'ingresso all'Unione Europea assieme alla Finlandia, ma no ad esempio alla moneta unica, in qualche modo segnale forse che la Svezia dal punto di vista della gestione dello Stato, dell'economia e della finanza vuole mantenere un margine maggiore di indipendenza. Però sono fortemente europeisti e sono dentro pienamente le istituzioni europee, il loro contributo in vari elementi, in vari aspetti, ma direi proprio questa impronta dello Stato nordico, della democrazia avanzata, dell'inclusione, del senso forte dei diritti dell'individuo, della libertà di espressione, dei diritti civili, l'ambiente, il rapporto con la natura. Una tradizione e un'identità ben precise, quindi. Poi la Russia di Putin invade l'Ucraina, spingendo la Svezia a chiedere l'adesione alla NATO. Che cosa è stato a determinarla e come cambierà la posizione del paese nella comunità internazionale? Da una parte gli svedesi dicono che questa è una svolta e diciamo non anche tante domande senza una risposta ecco, rispetto a quello che accadrà. D'altra parte molti osservano come questa appartenenza ormai alla sfera che corrisponde anche a quella della NATO sia già in atto da tempo, perlomeno degli anni 90. Io mi ricordo quando ho cominciato a frequentare la Svezia, ero studente a metà degli anni 80, quindi prima della caduta del muro, che ancora io in certe zone della Svezia, ad esempio Gotland, certe aree dell'isola di Gotland, al centro del Baltico, non potevo, in quanto straniero, non potevo visitarle. Quindi è vero, la Svezia era neutrale, però c'era sempre la cortina, no? Dall'altra parte l'impero sovietico, e con quello che ho detto, diciamo, anche di retaggio passato, il nemico, il gigante dell'est, insomma, era sempre lì a minacciare avvistamenti di sottomarini, piuttosto che
sovietici che entravano nello spazio aereo svedese, insomma, questo fatto era in qualche modo sempre presente. Poi, dopo l'89, in qualche modo questa cosa si è allentata. Adesso a me sembra un pochino di ritornare a quella paura, ecco, che è molto forte tra gli svedesi, cioè la esprimono in modo così caratterialmente diverso, forse da noi, meno emotivo, ma lo sgomento e la paura è grande. Simone Sabattini, torno da te per concludere. È anche per questa paura che Stoccolma ha deciso di entrare nella NATO. Come cambierà con questo ingresso l'Alleanza Atlantica dal punto di vista militare? L'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO porta sicuramente una enorme garanzia di sicurezza per i due stati nordici, quella garantita dall'articolo 5 del trattato. Ma ci sono anche rilevanti vantaggi per la medesima NATO, sia che Stoccolma decida o meno di ospitare le basi dell'alleanza effettivamente. Intanto per il controllo del territorio del Mar Baltico. Gli svedesi stanno ripristinando dal 2016 il loro contingente militare nell'isola, 4.000 uomini contro i 400 appena che c'erano prima, quando l'isola era stata di fatto smilitarizzata. Da quell'isola si controllano agilmente tutti i movimenti nel Baltico, sia via mare che via cielo. E poi gli svedesi hanno un esercito altamente sviluppato dal punto di vista tecnologico, sul fronte dei pattugliamenti elettronici, per esempio, o della mimetizzazione delle navi. Hanno unità navali scelte di grande pregio. L'ex premier svedese Carl Bildt di recente ha affermato che, peraltro, Svezia e Finlandia insieme porterebbero alla NATO 250 jet da combattimento nel Baltico. Soprattutto la Svezia è un grosso produttore ed esportatore di armi. Nel 2021 gli svedesi hanno esportato l'equivalente di 2 miliardi di armi, soprattutto a Brasile, Pakistan e Stati Uniti. In conclusione, l'ingresso di Svezia e Finlandia è di fatto un affare per la NATO, sempre che per l'alleanza non si crei un problema turco. Ma questa però è un'altra storia. Grazie Simone Sabattini e Massimo Ciaravolo. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani con l'Ammazza Caffè di Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.